Ristorante Pizzeria Santa Rosa, in via Aniello Vitale 44, a Pregiato di Cava dei Tirreni, località Santa Rosa. Scegli il posto giusto dove fare la spesa. Punto vendita Ciro Amodio, in via Flaminio Rispoli 2, a Santa Lucia di Cava dei Tirreni. Un grande orgoglio per la cittadina di Cava dei Tirreni che questa sera a Palazzo di Città sarà riunita per assistere alla presentazione ufficiale del riconoscimento ricevuto da parte dell'UNESCO per obiettivo danza. Siamo infatti qui con il maestro Stefano Angelini. Stefano, in cosa consiste questo riconoscimento e come mai proprio obiettivo danza è stata scelta? Un premio al nostro lavoro, al lavoro di qualità. È importante dare questo riconoscimento a tutti coloro i quali hanno partecipato. Non sono il solo, ci sono le insegnanti, un grazie ai genitori, ai sacrifici dei ragazzi e ai nostri risultati.
E vorrei però sottolineare che tutto questo va alla città di Cava dei Tirreni. Io sono napoletano ma di adozione cavese e mi farà piacere stasera dare un saluto anche a coloro i quali vorranno partecipare, senza tralasciare che l'UNESCO, il Consiglio Internazionale della Danza, ha dato questo riconoscimento a me come professionista. Obiettivo Danza fa parte di Cava dei Tirreni, quindi aspettiamo tutti i cavesi, tutti coloro i quali amano la danza, stasera a Palazzo di Città alle 18.30 con la partecipazione delle nostre autorità, voglio dire, e speriamo di avere anche il sindaco dalla nostra parte per supportarci da questo momento in poi per tutte le nostre iniziative. Quindi a stasera alle 18.30. Dunque, Obiettivo Danza diventa membro del Consiglio Internazionale dell'UNESCO, un titolo riconosciuto in oltre 200 paesi nel mondo, che contribuisce a mantenere alta la passione per l'arte in tutte le sue forme nella città di Cava dei Tirreni.